Salve a tutte pasticce, eccomi qua con un nuovo video. Questo qua è il video sui prodotti top di quest'ultimo mese, del 2014, scusatemi. E niente, io direi di iniziare subito. Partiamo con la cura del viso. Primo prodotto, partiamo dallo struccaggio, partiamo dal tonico. Tonico che mi è piaciuto tantissimo e che vi straconsiglio è questo tonico qui dell'acqua all'acqua di rose, tonico rinfrescante. È questo prodotto qua. Come potete vedere, forse sono arrivata circa qua. Ha un profumo gradevolissimo, sinceramente. Molto buono, sa proprio di rosa. I primi 6-7 ingredienti sono buoni perché sono vari tipi di rose. E poi comunque c'è un peg a 40 che non so cosa voglia dire. Se voi lo sapete ditemelo qua sotto, però comunque è abbastanza in fondo. Ad ogni modo, io con questo qua mi ci sono trovata molto bene. Lo sto utilizzando da circa settembre e ha un prezzo irrisorio sui 2 euro. Io ho pagato 2,20 euro quando era in saldo alla Coin, però costa in prezzo intero 2,90 euro. Sì. Ad ogni modo mi piace un sacco, costa poco, mi piace, penso che l'inci sia abbastanza buono, lo ricomprerò. È il mio tonico con cui mi ci sono trovata meglio, il primo che ho comprato e mi ci sono trovata da Dio, costa poco, vai con quello. Poi struccaggio. Ho comprato il full size dell'acqua micellare di Sephora, io avevo la mini size, ma se potessi tornare indietro non la ricomprerei, non perché non strucchi bene, anzi strucca da Dio, cioè davvero eccezionale, non brucia, strucca bene e te la leva in un secondo il make-up. Soltanto che questa qua l'ho pagata 6 euro perché avevo il 20% di sconto, però 200 ml senza il 20% a prezzo intero appunto costa 8,50 euro. Il formato mini da 50 ml costa 4 euro, quindi più conveniente questo, ma se volete provare appunto provate con il formato full size e poi comprate con il formato in taglia piccola e poi provate ad acquistare il formato full size. Comunque questo qua, stavo dicendo, non mi ci sono trovata perché dopo ho letto gli ingredienti e subito dopo l'acqua, che è il primo ingrediente, il secondo ingrediente è PEG 6, seguito da qualcosa, seguito da PEG, poi PEG di Mieticone, PEG 40, quindi no, ragazze dell'inci, amanti dell'inci, lasciate perdere l'acqua di Sephora, ormai l'ho comprata, la finisco, però si apre così, però non la ricomprerò più perché è un inci davvero pessimo. Consigliatemi uno struccante viso che abbia un viso e occhi che abbia un ottimo inci, che non costi esageratamente, tipo sui 5 euro massimo. Comunque è un prodotto top perché comunque fa bene il suo lavoro e a chi non interessa l'inci io la straconsiglio. Altro prodotto top è questo set di Clinique. L'ho pagato sui 9 euro all'outlet e al suo interno trovate, oddio, una pochettina fatta in questo modo, con la, appunto, a mo' di rete argentata con la zip, il libretto di istruzioni e così via, un sample di fondotinta, 2 sample da 7 ml della crema e del siero. Questo qua è un set per pelli impure e per i poli dilatati. E poi trovate questo, che è quello che promuovo di più in assoluto, perché voglio dire, il fondotinta non l'ho mai provato, appunto, come potete vedere, è sigillato. Queste altre due l'ho provato una volta, però sai, quale più. Questo l'ho provato più volte perché è un po' più grande, quindi cioè quelli lì essendo più piccini mi sprecava, sì, mi dava, diciamo, fastidio terminarli. E allora niente, ho provato questo qua che è più grande e mi piace tantissimo. A prezzo intero costa sui 27 euro, quindi è un prezzo elevatissimo, però è davvero strepitoso. Ho un'imperfezione sul viso, brufolo, punto nero, qualsiasi cosa, questo me lo leva. Il giorno dopo io non ho più niente, anche nell'arco della nottata a me fa un effetto che è micidiale, la pelle è soffice, non mi dà fastidio, non mi brucia gli occhi, non mi brucia il viso, il giorno dopo non ho più imperfezioni, sei il mio scrub della vita. Cioè, ti amo davvero, amo questo prodotto, infatti sono davvero molto molto tentata di comprarlo in full size.
Questa qua è una mini taglia da 30 ml. E niente, come ho già detto, il set appunto l'ho pagato sui 30, sì, 30 euro, sì, sui 9 euro. E cosa volevo anche dirvi? Niente, non mi ricordo più, non ve la dico perché non mi ricordo. Poi passiamo a creme viso, non ne ho, voglio provare quella mattificante della Vivi Verde Coop, che so che ha un buon inci, perché voglio passare diciamo a prodotti con meno schifezze possibili, e quindi poi vi farò sapere, almeno per quanto riguarda la skincare. Poi profumi, abbiamo due profumi, partiamo da questo che è Alien, penso lo conosciate tutti, è appunto questo profumo mio qua, ha una fragranza che non so descrivervela, comunque se avete una Sephora o qualsiasi profumeria nella vostra città, penso abbia Alien. Questo qua è quello da 15 ml, la ricarica di questo prodotto da 15 ml costa 28 euro, quindi uno spatasso, e questo formato qua invece nuovo di Zecca costa 33 euro, quindi uno spatasso doppio. È troppo buono, non potete capire, a me piace da impazzire, è davvero strepitoso, anche lasciato per esempio così, stavo dicendo fa la sua scena, è strepitoso, mi piace tantissimo, dura un sacco, per quello che costa deve durare un sacco come appunto quello che è, e state attente che magari riuscite a comprare la versione quella ricaricabile, perché così almeno non spendete un tantino meno rispetto a comprarlo nuovo. E altro profumo che vi menziono perché comunque è un profumo che io conoscevo già da tanto, mi è stato regalato a Natale, però lo bramavo da tantissimo tempo e lo conoscevo da altrettanto tempo, vabbè, comunque lo conoscevo da una vita, ed è la Vie Belle di Lancôme. È questa fragranza qua, molto molto dolce, quindi mi devono piacere i profumi dolci. Questo qua, che è un formato che ho io da 30 ml, anche questo costa uno spatasso, 50 euro costa, questo qua da 30, e come potete vedere è tenuto benissimo, cioè fatto davvero bene, cioè, è troppo buono. È una fragranza però molto molto dolce, mi devono piacere i profumi dolci. Questo qua sfortunatamente non è ricaricabile, a differenza di Alien, però... eccezionale, anche questo dura un sacco, cioè sono innamorata di questi profumi, non so ragazze se voi vi innamorate dei profumi, ma io sì, e quindi i miei due profumi sono loro. Poi passando per i capelli, shampoo che vi menziono è shampoo e balsamo che vi menziono sono di questa linea qua, oltre a Dolce Garnier, tesori di miele, pappa reale, miele e propoli, capelli fragili che si spezzano. Questo qua adesso io voglio provare uno shampoo di Yves Rocher, poi se anche quelli di Yves Rocher non mi piacciono ritorno a comprare questo, perché adesso ne sto utilizzando sempre uno della Garnier, soltanto che è tipo alla lavanda e non mi piace, non mi piace, non mi piace. Non mi tieni puliti i capelli come faceva questo qua me li teneva puliti per giorni, mentre questo qua che sto utilizzando adesso alla lavanda, no, cioè dopo poco si sporcano. E quindi mi irrita sta cosa. E voglio provare appunto quello di Yves Rocher, perché voglio provare anche un po' di prodotti Yves Rocher. Comunque, se non mi piacciono anche quelli, ritorno a comprare il mio amato ultradolce e basta. Io ho detto, sa, cambiamo un po' shampoo, ma ho fatto malissimo, almeno fino adesso. Poi vi faccio vedere anche... cosa volevo farvi vedere? I prodotti per quanto riguarda il make-up. Fondotinta abbiamo il Catrice All Matte Plus, la versione diciamo nuova, la Milano Trinità 020 Nude Beige. Ha questo erogatore, vabbè, lasciate stare che è zozzo, ma è il mio fondotinta di tutti i giorni. Mi piace un sacco, diciamo che è quello che mi è piaciuto di più. Ho provato anche il Kiko Soft Focus Compact, quello lì, ma non mi piace per niente. Io amo questo prodotto, si uniforma bene, è del mio colore, mi piace, non c'è nulla da fare. Costa 7,50 euro, ma sono spesi da Dio, non costa neanche tanto. Cipria,
Cipri, andiamo sulla Make Up Forever, la HD, la famosissima, questa qua, traslucida, bianca, polvere libera. Io questa qua ce l'ho da... l'ho comprata al Cosmo Prof 2013, quindi l'ho aperta quest'anno. Cioè quest'anno, fine... quando avevo finito la mia cipria di Deborah, quindi fine ottobre, fine novembre, non lo so, non ricordo, comunque o settembre forse, non lo so. Ad ogni modo penso che la terminerò l'anno del male, il mese del sempre, perché è davvero, a parte che è eccezionale, però è davvero, mi basta davvero poca. Io mi ci trovo molto bene, mi mattifica molto bene il viso e niente, mi piace. L'avevo pagata sugli 8 euro. Poi, correttore, invece andiamo sul Maybelline Instant Anti-Age, anche questo preso verso la fine dell'anno. L'avevo snobbato all'inizio, non mi piaceva, ma adesso mi devo ricredere nettamente perché è davvero buono, cioè tutte lo amano ma per un motivo, cioè è eccezionale. Io ho tolto la spugnetta perché mangiavo un sacco di prodotto, allora pam, l'ho tolta, così me ne spreco meno. E niente, ve lo straconsiglio, l'ho pagato 6,90 questo alla Coin e niente, ve lo consiglio davvero minimamente, davvero intensamente. E la mia è la tonalità light. Blush vi mostro questo qua perché è quello che ho sempre utilizzato e il blush io non ho problemi. E vi mostro questo qua, il Silky Touch Blush, che si è distrutto, vabbè, intanto non ne mancava tanto, di Essence, il numero 20 Baby Doll. Mi piacciono un sacco questi blush di Essence, penso abbiano anche un incidecente. Non lo so, non me ne intendo, ditemelo voi qua sotto. Niente, mi piacciono un sacco, costano poco, la pigmentazione è buona, almeno di questi qui che ho provato, la pigmentazione è buona, un risultato decente, dura... sono loro, i miei amati. E come rossetto invece vi menziono questo qua di Bourjois, il numero 15, è questo bellissimo colore, è molto molto bello, vi faccio uno sguaccino, è eccezionale, è davvero bellissimo, rimane cremoso ma poi si fissa sulle labbra. Sì, ovviamente io questi qua ce li ho da un po' perché è un set che ho trovato a casa, oltretutto. Però, bello. Però si fissano e dopo tipo 3-4 ore, che magari continuate a parlare, però vanno via. Comunque mi piace tantissimo, questo qua è il mio colore in assoluto preferito, ve lo straconsiglio se trovate la Bourjois. Vi consiglio anche appunto di provare i loro rossettini, almeno questi qua sono molto molto buoni. E poi, prodotto che ho provato una volta sola, però ve ne voglio parlare, perché mi ci sono trovata molto bene, non riguarda il make-up, è una candle, una candela, questa qua della Danti, bouquet fiorito, questa qua è una candela profumata, bouquet fiorito appunto, della Danti, mi raccomando. Io ho le Yankee Candle, ho provato la jar di Yankee Candle, il moccoletto, la jar questa qua piccina, e adesso sto provando la Tarte che ho acquistato l'altro giorno, vi farò vedere poi in un video haul, la Snow in Love di Tarte a 1,50 euro e mi piace da impazzire. Comunque ho provato anche questa qua, sì, anche le jar non sono male, però preferisco le Tarte e niente, sì, questa qua non era male, ma confronto questa qua 10-0 per questa qua. Perché secondo me, oh mio Dio, ok, secondo me questa qua della Danti profumava molto molto di più la stanza. Sono davvero valide, secondo me costano anche poco rispetto, soprattutto rispetto alle Yankee Candle. E davvero lasciano davvero un ottimo profumo, cioè non c'è nulla da dire, non, sono eccezionali, molto buone. Io probabilmente la confezione, perché è una confezioncina di vetro, molto molto carina. La utilizzerò come portapennelli o per i pennelli sporchi. E niente, comunque ve le straconsiglio queste candele qua. Non c'entravano col make-up, è vero, però erano assolutamente da citare nel 2014 perché è buonissima. Almeno quella fragranza lì è eccezionale. Io l'ho finita, rendiamoci conto. E ce l'ho da meno della Yankee Candle. Quindi è tutto dire. Niente, il video sui prodotti top del 2014 è finito. Spero vi piaccia. Io vi mando un bacione e vi invito a iscrivervi al mio canale
E vi invito anche a commentare i miei video dicendomi magari quale video vorresti vedere sul mio canale, perché non lo so, voglio di sentire un po' i vostri pareri, sarei molto 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 contenta, quindi niente. E niente, ci vediamo al prossimo video.